Fino al 20 maggio è visibile a Palazzo Lascaris la mostra su Antonio Michela. L'esposizione, già presentata in Senato nei mesi scorsi, ricorda i 200 anni dalla nascita di un illustre inventore di San Giorgio Canavese che brevettò un sistema meccanico semiautomatico per scrivere velocemente resoconti delle sedute del Senato della Repubblica. Oggi lo stesso sistema è utilizzato anche per trascrivere gli interventi delle sedute del Consiglio regionale del Piemonte. Questa mostra è stata organizzata per i 200 anni della nascita di Antonio Michela Zucco, che è stato l'inventore del sistema stenotipico Michela, che è in realtà il più antico sistema di stenotipia al mondo, precede di circa 50 anni quelli americani, lo stenografo, quelli in uso nei principali parlamenti stranieri, ma al tempo stesso è anche uno dei maggiormente innovativi nei suoi sviluppi tecnologici, tant'è vero che ha consentito anche storicamente una serie anche di successi in competizioni internazionali. Può essere considerato attualmente il più veloce, il più efficiente sistema di stenoscrittura e riproduzione di un dibattito pubblico in uso al mondo, tant'è vero che il Senato della Repubblica, per esempio, è in grado di realizzare un resoconto stenografico in corso di seduta, quindi già disponibile in corso di seduta in internet e per i senatori.